voi che brancolate nel buio, che non sapete dove state andando, voi che magari pensate che dopo la morte tutto è finito, mi rivolgo a voi, sappiate che siete su una strada storta, siete su una strada che mena all'inferno, in quel luogo di cui vi ho parlato. Ma il Dio nel suo grande amore ha provveduto una via di scampo, una via di scampo, perché ce n'è una sola, non ci sono più vie di scampo, c'è solo una via di scampo perché c'è solo una via di salvezza. E questa via di scampo è il ravvedimento, è costituito dal ravvedimento e la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Cosa significa ravvedersi? Ravvedersi significa provare rincrescimento, tristezza per i propri peccati commessi, proporsi di non farli più e quindi di abbandonarli e dare una svolta alla propria vita, fare un'inversione a U, ricominciare tutto da capo, una nuova vita, al servizio del Signore e non più al servizio del peccato. E credere nel Figliolo di Dio, che è Gesù Cristo, significa credere che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, cioè che Lui sulla croce, quando morì, portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno. E credere anche che il terzo giorno il Dio lo ha risuscitato dai morti. Chi si ravvede e crede nel Signore Gesù Cristo riceve la remissione dei suoi peccati, riceve la salvezza dei suoi peccati, viene affrancato dal peccato e riceve la vita eterna. E quindi, se riceve la vita eterna, non andrà in perdizione, scamperà l'inferno, questo luogo orribile. Dunque, la via di scampo ora la sapete. Sapete cosa dovete fare. Vi dovete ravvedere dei vostri peccati e credere nella morte espiatoria di Gesù Cristo e nella sua resurrezione. Così facendo, e solo così facendo, otterrete, lo ripeto, il perdono dei vostri peccati e la vita eterna. Ma sappiate che se voi vi ostinate, che se voi prendete alla leggera questo messaggio, sappiate che se voi fate, se voi reagite come reagirono quei farisei che udivano tutte queste cose e si facevano beffe di lui, magari vi state già facendo beffe di me. Io non vi vedo, io non vi sento, ma c'è qualcuno là in cielo che vi vede e vi sente. È l'Iddio Onnipotente che ha piantato l'occhio nell'uomo e gli ha fatto l'orecchio. Quindi state proprio tranquilli che il Signore vi vede e vi ascolta attentamente. Ripeto, se voi fate come facevano quei farisei, che quando dicono Gesù si facevano beffe di lui, se continuerete a farvi beffe di questo messaggio fino alla fine, voi dovete sapere che Dio si farà beffe di voi. Perché quando morirete sarete scaramentati in quel luogo dove non ci si potrà fare beffe più di nessuno, dove non riderete più, dove non riderete più, dove non avrete più tempo e nemmeno voglia di farvi beffe di nessuno, perché là c'è il pianto e lo stridore dei denti, solo pianto, solo stridore dei denti, non ci sono risa nella maniera più assoluta, non c'è gioia, non c'è pace in quel luogo. Perché non c'è pace per gli empi, né su questa terra e nemmeno dopo che lasceranno questa terra. Ecco che cosa vi aspetta, a voi che vi fate beffe, a voi che pensate che io voglia scherzare, ma io non scherzo, nella maniera più assoluta, come non scherzava Gesù, io non scherzo, so
so in chi ho creduto e so quello che sto dicendo. C'è un luogo di tormento chiamato inferno, e là siete diretti. Smettete, se avete finora, diciamo, se finora vi siete fatti beffe dell'Evangelo, smettete immediatamente, perché ciò che vi aspetta, penso che voi nemmeno ve lo immaginiate, il dolore che vi aspetta, il pianto, lo stridore dei denti, i tormenti che vi aspettano, voi veramente nemmeno ve li immaginate, ma io veramente da parte di Dio vi ho trasmesso questo messaggio perché il desiderio del mio cuore è questo qua, che voi siate salvati, che voi siate salvati dai vostri peccati e quindi da questo terribile, orribile luogo. Il mio desiderio non è quello di intrattenervi, io non mi propongo di intrattenere nessuno, io mi propongo di trasmettere da parte di Dio a voi che ancora non lo conoscete quello che il Signore, il Dio Onnipotente, ha comandato che vi sia detto. Il Signore lo ha comandato e io ubbidisco ai suoi ordini. Il Signore mi ha comandato di predicarvi il ravvedimento e io ve lo predico. Il Signore mi ha comandato di predicarvi la fede nel nome di Gesù Cristo per ottenere la remissione dei peccati e io ve la predico. Ho fatto il mio dovere. Se rifiuterete di ubbidire a quello che il Signore ha comandato, io sono netto del vostro sangue, ricada sul vostro capo, ne sono netto. Non potrete giammai dire che non vi avevo avvertito. Non potrete, giammai. Sarete inescusabili. Non potrete giammai dire, non solo che io non vi ho avvertito, ma non potrete nemmeno dire che non c'è stato mai nessuno che vi ha avvertito e che Dio non vi ha avvertito. Perché l'avvertimento vi è giunto chiaro alle vostre orecchie. Ora dovete ubbidire. È tempo di ubbidire. È tempo che vi piegate davanti al Creatore, vi umiliate davanti al Creatore, abbassatevi davanti a colui che vi ha fatti. Riconoscetevi dei miserabili peccatori, bisognosi di misericordia, di perdono, di vita eterna. Invocate il Dio affinché abbia misericordia di voi, credendo con tutto il vostro cuore nel sacrificio espiatorio di Gesù Cristo e nella sua resurrezione. Solo in questa maniera scamperete all'inferno, che vi ricordo, ve lo ricordo per l'ennesima volta, è un luogo di tormento, non è un luogo di villeggiatura. Non è un luogo dove si può stare alla fin fine, non si sta così male, no, è un luogo dove si sta malissimo, perché è un luogo di tormento. Avete ascoltato le parole di quel ricco? Scongiurava Abramo affinché mandasse Lazzaro a casa dei suoi, perché aveva 5 fratelli che sapeva erano avari come lui, malvagi come lui, e dunque non voleva che essi andassero, si ritrovassero in quello stesso luogo. Considerate in quali tormenti si trovava quell'uomo. Dunque, la parola vi è giunta, assimilatela per fede, e l'anima vostra scamperà a questo luogo di tormento.